Cerimonia di presentazione dei concorsi di Energicamente, Rai Energy e Green Pirates, che sono ormai su base interregionale. Stamani all'ITIS Galilei di Arezzo consegna dei riconoscimenti agli studenti, ai genitori e alle classi dell'area aretina. Iniziativa lodevole da parte di Estra, in quanto ovviamente è rivolta ai giovani, ai ragazzi, e che hanno, come dire, devono essere formati e devono capire che è importante vivere nel mondo, ma vivere in maniera ecocompatibile. Quindi tutte quelle iniziative volte a formare, a creare consapevolezza anche in termini, ovviamente, in tematiche energetiche, sono iniziative lodevoli. Noi come amministrazione crediamo molto in questa attività di formazione partendo dai più piccoli, e quindi abbiamo fatto anche progetti sulla differenziazione dei rifiuti alle scuole, quindi attività formativa concreta che consente ovviamente di sensibilizzare. Poi questo, c'è anche un gioco, ci sono anche dei premi, e quindi ovviamente l'attività ludica aiuta anche a creare questi stimoli e a rendere poi più consapevoli. Sì, diciamo, per noi questo è uno assolutamente dei punti fondamentali della nostra azione anche associativa, perché comunque i bambini sono cittadini a tutti gli effetti, e quindi crediamo che il coinvolgimento attivo fin dall'età delle elementari e delle medie sia strategico per questo. Ma il coinvolgimento è loro, ma è anche quello delle famiglie. Attraverso Energicamente facciamo un lavoro che è verticale in questo senso, e siamo convinti che per tutti i problemi ambientali, questo in particolare, la consapevolezza, conoscere i problemi, ma soprattutto capire che si possono fare piccole azioni che portano al cambiamento positivo nei confronti dei problemi ambientali, è assolutamente strategico. E attraverso un progetto come questo si comprende come gli esempi concreti esistono e qualcosa di vero e di reale si può fare tutti insieme. Siamo un'azienda di origine pubblica, molto legata al territorio, abbiamo il dovere di sostenere questi progetti che diffondono una cultura ambientale sul risparmio energetico. Da tempo portiamo avanti Energicamente, che è un progetto diffuso, coinvolge tanti territori, dalle Marche all'Abruzzo alla Toscana, ma il cuore batte qui, è nato qui questo progetto che coinvolge classi di quinta, in totale ben 226, 6.200 studenti, ma coinvolge anche e soprattutto le famiglie, che premiamo come in questo caso. Una cosa bella è investire sui giovani, perché sono il miglior investimento, sono i soggetti che più nelle nostre case ci sensibilizzano rispetto a questo tipo di cultura, quindi non mancheremo di continuare a sostenere progetti di questo tipo.